Buonasera, buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul canale Atleta TV in diretta qui su Twitch per l'Atletalk. Oggi sono solo perché come al solito questa metropoli, come ormai ci ha abituato, ci regala gioie e ci regala anche tanti dispiaceri, ma ne parleremo anche con il nostro ospite, anche di questo. Questa sera, nel frattempo, vi do il benvenuto come al solito nel giovedì dedicato agli approfondimenti sportivi. Oggi con qualche novità, una forma nuova, un po' prima abbiamo iniziato per dare spazio poi dalle 19 alla diretta dei game di Atleta eSport, la formazione impegnata attualmente nella Iberian Cup di League of Legends. Ma veniamo all'Atletalk di oggi, anche senza l'accompagno e l'aiuto di Martina Procaccini, ma cerchiamo di cavarcela. Nel frattempo, benvenuto a Enzo Corso nell'Atletalk, scusatemi. Ciao Enzo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, nel frattempo, Enzo, noi abbiamo cercato di averlo qua più di una volta. Purtroppo, spesso il fato ci mette lo zampino. Quindi abbiamo preferito dire, beh, Enzo, questa intervista la dobbiamo portare a casa, la vogliamo portare a casa, quindi portiamocela direttamente da casa. Come tanto ormai siamo abituati, tu hai anche arredato il tuo back con trofei e quant'altro, insomma, è bello ricco. Bah, sì, come vedi non ci sono solo i trofei, questo è il mio studio in casa, ci sono anche dei brutti contenitori da ufficio perché è un po' la mia sede casalinga, perché io come presidente, cioè io faccio sport da sempre, sono presidente regionale della Libertas del Lazio, ma sono anche il presidente di una società di hockey su prato abbastanza gloriosa che si chiama Hockey Club Roma, quindi questa è un po' la mia tana, ci sono i miei ricordi di allenatore della nazionale di hockey, alcune cose di trofei vinti, eccetera. Poi la sede invece della Libertas ce l'ho vicino alla Regione Lazio, diciamo in Piazza dei Navigatori. Hai detto bene, l'altra settimana avevamo cercato di fare, dovevo venire in diretta nella vostra sede di Piazza Antebellano, ma non ci sono riuscito perché abbiamo beccato il giorno del Papa in giro con la Merkel in giro per Roma e praticamente, come si saranno accorti tutti, era No, solo no, andato. Roma era un delirio perché poi era il giorno del Papa, poi qualche giorno dopo è stato il giorno dei Novax, Sì. insomma, va bene, però queste Praticamente. Sono cose romane che noi conosciamo, sono praticamente cose dopo romane, un'ora sono cose romane, che però praticamente ci esce riguardano anche da vicino in un certo senso, perché tu hai giustamente citato, ma stavo appunto per presentarti in toto, presidente regionale per il Lazio di Libertas, che è un'associazione sportiva impegnata soprattutto nella promozione dello sport in generale. Quindi, intanto, se vuoi parlarci un po' meglio di che cos'è, cosa rappresenta anche la storia della Libertas nell'ambito sportivo. E poi volevo approfondire con te anche certi aspetti delle nostre città che spesso magari poco si sposano con lo sport. Ma diciamo, gli enti di promozione sono una realtà storica dello sport in Italia perché praticamente sono nati tutti dopo la guerra. La Libertas è il secondo ente nato, il primo è stato il CSI, Centro Sportivo Italiano, nato sugli oratori, anche perché noi dobbiamo pensare che nel dopoguerra l'Italia era anche molto bombardata, non c'era più un tessuto sociale, quindi la Chiesa, prima la CEI, ha creato questo ente che diciamo rimetteva un po' la Chiesa al centro del villaggio, come ha detto un allenatore di calcio.
La Libertas, che come dice il nome, è venuta fuori dal partito della Democrazia Cristiana del tempo, quindi l'ha fondata De Gasperi, e ha fatto la stessa cosa. Anche lei si è affidata a un partito cattolico, di un certo tipo di tradizione, e si è creato questo ente che poi si è allargato sul territorio. Qual era lo scopo dell'ente? Riportare i bambini a giocare, riportare le persone a fare sport e non pensare più a quello che era successo, ricreare, come dicevo prima, il tessuto sociale. E quindi l'ente poi si è creato, come tutti gli altri, come mission sul tempo libero e sulla promozione sportiva, tempo libero, formazione. E queste sono le cose che fa l'ente. L'ente ha, per essere riconosciuto, perché gli enti sono riconosciuti, in questo momento ce ne sono 14 in Italia riconosciuti, sono riconosciuti dal CONI, devono avere delle, ci sono delle regole, devono avere un tot di sedi, un tot di regioni dove è presente, un tot di province dove è presente, quindi un tot di numero Ma di tesserati, hanno. potresti farci un esempio, anche per spiegare ai ragazzi, di un'attività, di un qualcosa che Libertas fa nel territorio, anche nelle scuole, per la promozione sportiva? Allora, noi praticamente abbiamo un po' come fanno le federazioni, no? Mentre pensiamo, la federazione a calcio organizza i suoi campionati soprattutto solo nel calcio, poi fa la formazione, fa la promozione scolastica, eccetera. L'ente fa la stessa cosa, ma questo non solo la Libertas, anche gli altri enti di cui parlavo prima, che sono enti che sono nati, non ho problemi anche a fare pubblicità ad altri, cioè dicevo prima del Centro Sportivo Italiano. Ma c'è l'UISP, per esempio, c'è l'ASI, sono nati quasi tutti al fianco di organizzazioni politiche precedentemente. Adesso, da un certo punto in poi, non c'è più l'aggancio a un partito, non c'è più, sono rimaste le Beh, associazioni. perché un tempo magari i partiti erano gli Esattamente. enti per eccellenza, quelli che erano sul Esattamente. territorio e poi avevano anche Spesso possibilità. nascevano una cosa che adesso c'è poco. Nel dopoguerra c'erano le sezioni di partito nei quartieri, facciamo diciamo l'esempio di Roma, ma c'erano anche in tutte le città di provincia, in tutti i paesi, e vicino alla sezione nasceva magari l'ente perché aiutava le persone che si erano affidate al partito a fare un'attività di tempo libero, ma anche a fare delle gite sociali. Quindi proprio quando dicevo promozione sportiva, tempo libero, eccetera. Perché promozione sportiva? Qual è la differenza fra una federazione? La federazione viaggia su regolamenti sportivi, dico la federazione del mio sport, l'Hockey su Prato, ma diciamo anche qualcosa di una federazione più forte come il calcio. Il calcio ha le sue serie, ha i suoi regolamenti, si può giocare a 11, si può giocare il calcetto a 5, si possono giocare Il futsal non è il calcetto, perché Esatto, non si sennò chiama poi più, mi hai ragione. raccomando. Futsal a 5, anche la federazione hockey ha tre tipi di sport, perché ha l'indoor, l'hockey sul prato, il beach. In l'ente invece la prerogativa è che non ha uno scopo prettamente agonistico, quindi io lo chiamo anche la promozione dello sport dei secondi, no? Di quelli che magari non hanno l'ambizione di andare a giocare in nazionale o di fare uno sport agonistico, ma uno sport esclusivamente amatoriale, e quindi Certo. l'organizzazione di tornei, ma anche tornei di master o tornei di bambini, ma anche cambiando le regole, nel senso rimanendo nel nucleo del calcio, ma magari giocando a calcio con le sponde o facendo altre cose che non sono tradizionali, ma che servono per far fare sport, attività sportiva alle persone, anche quelli meno bravi. Cosa succede in una squadra agonistica? Anche nella mia società di hockey su prato agonistica, noi abbiamo una rosa di giocatori che fa la Serie A1, che sono quelli, poi abbiamo le giovanili, quelli che non rientrano in quegli standard che vogliono i nostri tecnici, vanno fuori, vanno a giocare un'altra parte. Nel calcio è ancora più spietata
questa situazione, visto i livelli e visto il gran numero di affiliati, ma ci sono tantissimi tornei promozionali di calcio, ma anche di padel, anche di basket, di tutti gli sport conosciuti, anche di quelli non conosciuti, anche gli sport tradizionali, che vengono organizzati dagli enti e sul territorio, perché non hanno una regola precisa, hanno delle regole che si danno gli enti e con cui praticamente tutte le persone affiliate all'ente, tesserati per l'ente, gareggiano. Vi faccio un Possono esempio. gareggiare o possono organizzare appunto Assolutamente, affiliandosi all'ente. tornei, competizioni di vario genere. Faccio un esempio facile: la maggior parte delle corse su strada che vengono organizzate, le maratonine o anche da 5 km, eccetera, sono quasi organizzate quasi tutte da enti, perché sono gare che la federazione non fa. C'è una richiesta di questo, e i vari enti, non ho nominato il Xen, non ho nominato Lopez, ce ne sono, l'ho detto, sono 14 gli Ma enti, guarda, quindi. siamo su Twitch, Enzo. Qua la maggior parte, ovviamente, di chi ci guarda, probabilmente di solito è su Twitch per vedere anche tornei di e-sport, tornei Bravo. di, no? Conosci perfettamente. Questi tornei, spesso e volentieri, anzi, per la maggior parte, fino adesso, non essendoci ancora una federazione del tutto riconosciuta dal CONI, sono organizzati attraverso enti di promozione sportiva come appunto anche Esattamente, Libertas. Questo esattamente. è il nocciolo Esatto. del discorso. Bravo, anche perché essere affiliato all'ente ti consente di avere comunque una regolamentazione, essere iscritto al registro CONI, quindi avere una normativa fiscale precisa, essere inquadrato in qualcosa, essere un Avere qualcosa di per prima, un'assicurazione in ecco. caso Non di. essere cinque ragazzi che si mettono insieme e vanno a giocare a futsal, ma sono una squadra che si è affiliata, che ha una copertura anche assicurativa, legale, ci sia un presidente che ha delle responsabilità. Adesso, tra l'altro, e qui passiamo anche alle note dolenti, tutte le problematiche che si sono anche, sia quelle che c'erano prima, ma quelle che sono aumentate anche con il Covid, di natura sanitaria, di natura di controlli. E di tutte quelle cose che abbiamo avuto, abbiamo attraversato tutti quanti un momento difficile. Gli enti sono stati importanti perché hanno fatto i loro protocolli, come tutte le federazioni, proprio per evitare motivi di contagio, situazioni non controllate. E questo penso che sia stata una cosa importantissima proprio per il nostro tessuto sociale, che ci ha aiutato e ci sta aiutando a uscire fuori anche da questa situazione, consentendo ai ragazzi di non soffrire quello che hanno sofferto in questo periodo, dove immaginiamoci tutti i ragazzi che non andavano a scuola, non potevano fare sport, li abbiamo aiutati veramente, specialmente con gli sport all'aperto, dove si poteva ancora andare per veramente non diventare degli stressati che rimanevano a casa a vedere la televisione tutto il giorno. Esatto, e proprio in questo mi aggancio a quello che dicevi tu, perché giustamente l'abbiamo detto anche più volte, non solo le associazioni sportive, l'associazionismo in generale, ma palestre, anche circoli, hanno avuto un ruolo fondamentale nella lotta al Covid, ma hanno e avranno, dovranno avere un ruolo altrettanto fondamentale anche nella ripresa, nel post, nella ripresa non solo dello sport, ma anche della socialità. Ma sì, lo dicevo prima, io penso che già le azioni, consideriamo che noi siamo praticamente tutti volontari. Questo qui non è il nostro impegno primario, cioè il nostro impegno da dove tiriamo fuori i mezzi di sostentamento per le nostre famiglie. La maggior parte di queste associazioni sono formate da volontari, che si sono impegnati moltissimo anche nella fase di Covid e di lockdown, proprio per non far crollare l'associazione. Ognuno di noi, l'avete visto anche sui vari filmati, sui documenti che sono usciti poi fuori,
quanti allenatori, quanti allenatori volontariamente facevano dei filmati per i loro studenti, per i loro affiliati, dove li invitavano ad allenarsi a casa, a fare delle situazioni lì. Noi addirittura, per esempio, anche con la mia squadra di hockey, che è complicato giocare a hockey, che c'è un bastone e una pallina dentro la casa, ma c'era uno dei nostri allenatori che faceva dei filmati da mandare ai ragazzi, specialmente gli adolescenti, dove gli dava degli esercizi da fare, dove gli dava delle cose, filmati. E questo è stato utilissimo. La risposta l'abbiamo avuta dai genitori, che hanno continuato a ringraziarci e a ringraziarlo per quello che faceva, e dava un motivo di continuità, perché questo è stato uno dei problemi grossi del Covid, che ha creato veramente una situazione dove gli elementi più deboli psicologicamente l'hanno subita molto, e ancora ne vediamo i risvolti. Cioè, ne vediamo i risvolti. Tu dicevi come stiamo riprendendo, tutti con fatica, perché quando si sta per tanto tempo senza fare cose si perde l'abitudine. Molti hanno avuto la sindrome della capanna, come la chiamano gli psicologi, che non volevano più uscire di casa. Ancora adesso ci sono delle persone che stentano a trovare le motivazioni, hanno ancora paura, a parte questa situazione che si sta creando con il problema della vaccinazione, dei non vaccinati, che per fortuna sono in questo momento molto pochi in percentuale. Questo discorso del Green Pass, che ha creato anche una serie di problemi a tutte noi società. Noi siamo andati come società, giocando praticamente tutti quelli che potevano fare campionato, facendo praticamente una serie di tamponi veramente incredibili, che hanno creato anche molti problemi anche di natura economica, perché i tamponi non erano gratis. Certo, perché i tamponi costano, qualcuno deve comprarli, e le associazioni soprattutto hanno la responsabilità di poi, esatto, dicevi... anche perché sì, scusami, continua. No, dicevo, hanno la responsabilità anche data dallo Stato, in un certo senso, o dall'amministrazione locale, di garantire certi standard, quindi di doversi adeguare. È stato il caso delle palestre l'anno scorso, che hanno riaperto per un paio di mesi con tantissimi accorgimenti da dover adottare, tantissime spese, per poi richiudere il mese successivo, due mesi dopo. Insomma, questo è stato un danno incalcolabile per tutto il settore sportivo, insieme a tutti gli altri settori che sono stati martoriati. Però appunto nella ripresa anche dello sport, in un certo senso si vede, si guarda verso questa ripartenza dello sport come uno dei cardini a cui aggrapparsi per riprendersi un po' tutti quanti, no? Come è stato nel lockdown uno dei temi più dibattuti, più scottanti, se si poteva andare a correre vicino casa, 200 metri, 300 metri, col cane sì, col cane no, era uno dei temi principali, proprio perché è parte delle nostre vite. Quindi come proprio parte della nostra vita, lo sport dovrebbe portarci a ripartire ancor prima di altri magari settori, no? Quindi per questo mi chiedevo, associazioni come Libertas, con una storia poi alle spalle così, così importante, che periodi di magra, se si può dire, ne ha visti, quali obiettivi si pone, non dico anche nei mesi, in questi mesi, ma proprio anche nel futuro prossimo? Ma allora, noi certamente, come penso tutti gli enti, ma anche tutte le federazioni, stiamo puntando molto sulla ripresa, stiamo aiutando tutti i nostri affiliati a ripartire nella maniera migliore possibile. Io dico una cosa che può anche essere antipatica. Noi, ma non dico solo come Libertas, dico proprio come cittadino amante dello sport e che ne ha fatta praticamente la propria vita. Io sono stato molto contrario al fatto della chiusura dello sport.
anche nel periodo del lockdown. La storia di andare a correre fuori mi è sembrata veramente ridicola. Mi è sembrato uno specchio della nostra politica che spesso dà dei ruoli a gente che non sa niente di quello che fa. Abbiamo avuto spesso ministri della sanità che non sapevano niente di medicina o ministri delle infrastrutture che non sapevano neanche cosa fosse un ponte. Nello sport penso che più o meno è la stessa cosa. Qui lo sport per molti è il calcio di Serie A, perché il calcio non è quello di Serie A, è tutto, ci sono tutte le migliaia di squadre che ci sono di bambini che giocano sui campetti nelle nostre periferie, che vediamo sui campetti, sai, che danno sulla strada. Sono tutti gli altri sport. Prima facciamo l'esempio dei tamponi, perché anche noi, quelli da noi si poteva giocare la Serie A in molti sport, ma dico noi intendo sia la mia squadra di hockey, ma anche tutte le manifestazioni Libertas che avevano come finale un campionato sono state autorizzate con il discorso dei tamponi. Avere un'organizzazione per fare i tamponi almeno 2 o 3 volte a settimana, noi non siamo la Roma Calcio, la Juventus che No, ha certo. 2000 dottori e ha dei costi. Un tampone costava a quel tempo 22 euro, adesso ne costano 15, con le società facciamo anche delle convenzioni, ma meno di 12-13 euro a tampone non costava, e quando tu devi fare un tampone 4 volte a settimana, una squadra di 20 persone, è complicato andare avanti. Quindi le società hanno veramente stretto la cinghia per sopravvivere, e questa è la grossa resilienza dello sport italiano, che poi ci si ricorda solo quando si va alle Olimpiadi, si vedono le storie folli, no? Di come si sono allenati i nostri campioni, le nostre medaglie, perché anche quelli che vincono le medaglie vengono dai campetti di periferia, qualcuno viene anche dalla Libertas. La Libertas ha avuto dei grandi campioni, dai Rivera di tanti anni fa, che veniva dalla Libertas Alessandria, la prima cosa, o da Fioravanti, il nuotatore, che veniva mi sembra da una, adesso non ricordo che Libertas in Piemonte, o da atlete, la Simeoni era una delle più famose, che era di una società Libertas, poi è andata a una società, diciamo, professionista, tra virgolette, o come No, succede certo, però spesso. appunto come associazione di Esatto, la promozione sportiva. promozione, esatto, l'ente di promozione fa questo, quindi la difficoltà è stata grande, cioè è stata grande proprio perché c'era quasi che lo sport non si poteva fare, quando lo sport forse era l'ambiente più sicuro. Io sono stato molto contrario al fatto anche della chiusura delle palestre. Perché le palestre, come si erano organizzati i gerenti, come c'era la disinfettazione, come si disinfettavano le palestre, come si lavorava in sicurezza, non si ammalava nessuno nelle palestre, ci si ammalava in altri punti, come lo sport all'aria aperta. Non ci sono stati di pochissimi casi di focolai Covid nello sport all'aria aperta. Quindi c'è stata una grossa, diciamo, un terrorismo psicologico su certe cose, proprio da gente che non sa di che cosa sta parlando, cioè non sa di che cosa sta parlando, perché lo sport faceva solo bene alle persone che andavano a correre. Impedire di andare a correre nel parco, nella cosa, è stata una cosa folle, o fare solo il giro di casa. Abbiamo fatto delle situazioni, anch'io personalmente, ridicole, dove ci siamo trovati veramente, ci siamo trovati quasi nella situazione di far crollare tutto il sistema sportivo italiano, perché chiudere un'associazione sportiva che ha dei costi, che ha magari una palestra che paga, e non farla lavorare per 1 anno, 2 anni, veramente la uccidi, e ce ne sono molte, perché adesso non so i numeri precisi, ma so che c'è più del 20% di associazioni che non si sono riprese, cioè che hanno chiuso l'attività. Questo è successo in tutte le federazioni, perché
non tutti hanno avuto la forza di stare praticamente un anno e mezzo senza fare campionati. Certo, Anche senza noi fare i campionati, quindi senza avere introiti dagli sponsor, laddove ci siano. Insomma, ricordiamo che non esistono sovvenzioni o incentivi, anzi, sono stati distribuiti col contagocce come a tutti d'altronde. Alcuni sport sono stati effettivamente penalizzati rispetto ad altri per la propria natura, altri per decisioni magari di terzi hanno dovuto interrompere. Certo è che però in certo senso, Enzo, quello che è stato possiamo recriminarlo e possiamo No. segnarlo nelle agende, ma possiamo sicuramente andare a chiedere conto di qualcosa di diverso, di qualcosa di nuovo. Cosa può chiedere un ente come Libertas a un'amministrazione pubblica, locale o non oggi? Ma io penso che l'ente di promozione, ma come l'associazione sportiva anche nel suo singolo caso, fa un grosso lavoro che in effetti dovrebbe fare chi governa la città o chi governa la regione o chi governa il nostro stato. Cioè, il diritto dello sport, la parola sport non è nella Costituzione, ricordiamocelo, ci sono dei movimenti. Adesso quello, per esempio, di Sport Italia che stanno facendo con Berruto, che è persona che sta all'interno di un partito, stanno facendo praticamente un grosso movimento, si chiama Cultura Italia, scusate, ho sbagliato il Cultura nome. Italia, ne abbiamo anche parlato. Esatto, stanno facendo praticamente un movimento a cui anch'io ho dato la mia adesione per inserire la parola sport nella Costituzione italiana. Nasce tutto da questo, cioè se noi non capiamo che lo sport è uno dei momenti importanti, non ce ne dobbiamo ricordare solo quando i ministri salgono sul pullman della squadra che ha vinto i mondiali o vanno nello spogliatoio come ha fatto la ministra qualche anno fa e ve lo Eh ricorderete, vabbè, no? ma Bravo, quelli sono contenuti, Enzo, quelli sono bravo, tutti i contenuti. esatto, si parlano solo di questo. Lo sport è quello che facciamo noi tutti i giorni. Io dico che i dirigenti sportivi come me e come altri, anche perché adesso ho la barba bianca, quando avevo i baffi neri, quindi ero più giovane, che stavo sul campo direttamente, io dicevo sempre: io le Olimpiadi le vinco tutti i giorni, e le faccio tutti i giorni, le faccio non solo quando allenavo la nazionale, la faccio anche quando vado nel campetto di quartiere e ho 100 bambini sul campo che vengono. Queste sono le Olimpiadi di tutti quelli come me che dedicano la loro attività a fare promozione sportiva, a far crescere questi ragazzi come cittadini che rispettano le regole, che sanno dividere i loro sforzi, che sanno che cos'è lo sforzo, che sanno che cos'è l'organismo sano, che sanno vincere e perdere. Questa è la situazione. Non è, lo sport non è solo quello che vince, ok? Che No, vince una certo, medaglia questo. per andare in televisione. Allora, questa è la cosa fondamentale. Noi adesso far ripartire lo sport per la Libertas, ma come dicevo, per tutti quelli che si interessano di sport, è una strada un pochino in salita, proprio perché dicevamo, ci sono associazioni che non è possibile risuscitare, perché si sono crollate su questa poca loro struttura, perché oltretutto ci sono associazioni, le strutture spesso non sono così solide, diciamo, e quindi alla prima avvisaglia ha un problema grosso, come è stato questo del Covid in Italia, alcune sono crollate. Tu parlavi dei ristori che ha dato il governo, che sono stati utilissimi, ma anche lì sono stati dati in maniera non così oculata, non così oculata. C'è stata nel settore, per esempio, c'è stata una grossa polemica sui soldi dati ai collaboratori sportivi, che è stata, con,
molti ci si sono sciacquati la bocca con questa storia dei collaboratori sportivi, non sapendo neanche di che cosa parlavano, perché i collaboratori sportivi, che sono le persone che vengono sui campi lavorando ora, facendo, spesso sono dei giocatori dei club che allenano il centro giovanile o se non dei professori, sono stati per esempio retribuiti dal governo, cioè gli sono stati dati dei ristori che erano più grossi di quelli che prendevano, mentre le società sono state un pochino più penalizzate, perché le società non avevano più incassi, non avevano, l'hai ricordato tu, non avevano più sponsor. Non ci dimentichiamo che tutto, la maggior parte dello sport, diciamo quello di mezzo, quello che fa campionati, che fa attività, che ha dei costi perché hanno delle trasferte, hanno delle situazioni, vivono solamente di sponsor. Non c'è in Italia una legge che dà soldi alle associazioni sportive anche che fanno campionati nazionali. Ci sono solo delle leggi regionali, in qualche regione a statuto speciale, ricordo la Sicilia, ricordo la Sardegna, ricordo il Friuli, basta forse, e vivono di sponsor e di contributi dei soci. Gli sponsor, tu l'hai ricordato bene, come potevano continuare gli sponsor che erano andati in crisi con le proprie aziende, e come avrebbero potuto sponsorizzare società che non stavano facendo attività? Ma pur non facendo attività, i costi continuano, perché ci sono dei campi da pagare, ci sono delle sedi da pagare, ci sono degli atleti magari che si sono fatti venire. Ci sono dipendenti dipendenti, a volta, esatto, insomma, l'ente, esatto, non è che vive, ecco, questo solo è, questo di è volontariato, bravo, ecco, no? Quindi ancora lo sport vive anche su qualche persona che mette i propri soldi perché è un appassionato e a piacere, no? Dà dei contributi, dà delle liberalità. Quindi questa cosa ha società meno solide e le ha uccise praticamente, non si sono riprese. Quindi bisogna riprendere con attenzione. La Libertas, per esempio, ha dato dei ristori alle proprie affiliate, ha dato dei voucher per aiutarli a continuare l'attività, anche dei soldi portati da Sport e Salute o dal CONI stesso. Questo l'hanno fatto anche le federazioni, che hanno consentito alle società, specialmente lo scorso anno, di affiliarsi a costo zero, cioè hanno abolito tutti i costi, quindi è come se avessero dato dei soldi. Quindi ci sono state queste situazioni, ma e che hanno contribuito a non far crollare totalmente il sistema, ma il sistema è abbastanza in difficoltà e questo è un momento dove tra l'altro queste cose escono fuori pesantemente, perché oltretutto anche i costi, i costi di trasferta sono aumentati moltissimo, perché col fatto che a cascata sono aumentati i costi in generale di un po' tutto, e quindi anche i costi per sostenere la ripresa sono costi che magari fino a 2 anni fa erano coperti anche dagli sponsor, ma che oggi rappresentano comunque un costo per le società. In chat, Enzo, c'è Gis che giustamente dice fa il paragone anche con l'eSport. Comunque appunto anche i grandi tornei sportivi hanno subito uno stop, che comunque si svolgevano, quelli che si svolgevano in presenza, perdite dagli sponsor, e un settore che era in sicura crescita e che comunque, magari diciamocelo anche, ha attutito meglio il colpo del lockdown, perché comunque è riuscito per sua natura ad andare avanti, tant'è vero che si sono svolte le Olimpiadi virtuali a Tokyo quest'anno, e ha subito, però ha attutito questo colpo. Potrebbe essere l'eSport uno dei settori sportivi che possa essere un po' il traino, un po' il volano per la ripresa anche di enti e associazioni di promozione sportiva? Ma diciamo, l'eSport è un fenomeno che sicuramente non bisogna sottovalutare, e anche il CONI
ha fatto una commissione di studio su questo, ha messo dei presidenti di federazioni per studiare la situazione. È una cosa che sta crescendo. Certamente mi viene difficile chiamarlo sport, perché è una cosa che con lo sport come attività fisica non ha niente a che fare, quindi è una situazione diversa, sicuramente importante, è una cosa che ci piace fare, magari a tutti, di giocare, eccetera, ma la considero poco sport. Poi ci sono anche altre forme. Ho visto, per esempio, un giro ciclistico, non mi ricordo quello della Svizzera, fatto in maniera virtuale, ma con i corridori che correvano a casa sui rulli ed erano tutti collegati. Ci sono delle forme che possono essere Su interessanti. questo dobbiamo fare un dibattito anche con Fabio Pagliara, perché so che lui ha una visione un po' anche diversa dalla tua, ma diciamo che io personalmente, se vuoi sapere la mia, sostengo l'idea che sport ci sia laddove c'è una competizione che si basa su regole che si danno i giocatori, e laddove magari c'è effettivamente un impegno fisico anche che richiede certe abilità. Poi magari può Assolutamente. essere la potenza nel saltare in alto, ma può essere anche la coordinazione mano-occhio di un tiratore con l'arco, per esempio, ecco, Assolutamente. per fare un esempio. Però è O la sicuramente freddezza. giusto e corretto condividere i punti di vista, ma appunto ti dicevo, ci sono comunque enti anche di promozione sportiva che stanno provando a promuovere l'e-sport e Anche farne effettivamente uno sport. la Libertas sta cercando di Compresa promuovere la questo. Libertas. Ecco, assolutamente un fenomeno che va seguito, perché poi quando la cosa interessa tanti cittadini, tanti sportivi, anche in situazioni non tradizionali, è corretto seguirle e cercare di capire come possono svilupparsi e che cosa si può fare per aiutare questo tipo di movimento, assolutamente, sono tutte cose che vanno benissimo. In primis si potrebbe partire appunto da quello che voi fate già come attività di base del vostro ente, ovvero la promozione, ma anche l'informazione sportiva e dello sport nell'informazione, quindi anche nelle scuole, nelle scuole di formazione. Assolutamente. No, Noi abbiamo. quello che volevo chiederti appunto anche per questo, come si può insegnare a essere uno sport anche a un'attività che magari è sport da poco, passami da poco tempo, passami questa espressione, come l'e-sport. Si può insegnare ai giocatori a essere degli sportivi, degli atleti. Allora, guarda, non sono così preparato su questa cosa perché ti dicevo, sono un po' da questo punto di vista un po' vecchio stampo e non riesco bene a capire qual è la situazione. Noi diciamo che noi abbiamo delle scuole di formazione, ogni Libertas regionale ha una scuola di formazione riconosciuta dal CONI e noi facciamo dei corsi di formazione di tutto, sia di sport tradizionale ma anche di promotore sportivo, per esempio. Ma anche da situazioni legate allo sport, e questa può essere quella degli e-sport, è sicuramente una cosa valida perché noi abbiamo comunque delle scuole di formazione che sono valide, dove abbiamo un dipartimento che prepara i programmi qualificati e ha dei docenti qualificati. Questa è una cosa che si può fare. Anche noi normalmente abbiamo cominciato fino a 2 anni fa, facciamo tutti i corsi frontali. In questi 2 anni una delle cose che è andata avanti facendo dei corsi da remoto e una situazione che ci ha allargato, perché poi possiamo anche dirlo. Ecco, anche il fatto che noi in questo momento stiamo facendo un'intervista da remoto
È una cosa che forse 2 anni fa non avrei mai fatto. Adesso noi praticamente anche da presidente regionale abbiamo avuto un vantaggio perché noi, siccome la nostra è una Libertas regionale, abbiamo delle persone delle nostre province e ogni volta che dovevamo fare una riunione di consiglio ci mettevamo veramente tantissimo tempo e col traffico di Roma che dicevamo prima, quando convocavo una riunione veramente arrivava della gente Mi hai stressata. proposto Adesso tu, infatti, mi hai proposto tu di fare l'intervista da remoto proprio perché era molto più semplice, è molto più semplice è molto effettivamente. semplice. La tecnologia oltretutto ci aiuta e puoi dire e puoi anche dire di essere forse il primo presidente regionale di un ente di Libertas a intervenire in diretta su Twitch. Non so quanti possono dirlo No, questo. questo non lo so, lo vedrò, mi farò Dobbiamo capire. verificarlo. Però dico, è stato per noi un vantaggio, anche un risparmio notevole, perché abbiamo gente che viene da Viterbo, che viene da Frosinone, da Rieti, eccetera. Sai bene quanto è difficile entrare a Roma il pomeriggio, quando noi normalmente facciamo le riunioni di consiglio, così ne abbiamo potute fare molte di più, la gente si è abituata. E questo devo dire è l'unica cosa, no, l'unica no, forse, è una delle cose positive che ci ha portato questo Covid, questa guerra, come tutte le guerre, lascia qualcosa di positivo alla fine di crescita tecnica e tecnologica. Questa è stata una crescita tecnologica veramente importante. Io 2 anni fa non avrei mai saputo fare diciamo un collegamento con Zoom. Adesso praticamente abbiamo una situazione costante, faccio quasi 2 o 3 video call al giorno proprio per accorciare i tempi, non far sulle cose non importanti. Poi, come io dico, a me piace molto stare al campo e sentire l'odore, o come dico meglio, la puzza degli spogliatoi o dell'erba quando c'è. È evidente che una riunione Perché sei una frontale. persona sincera e onesta, in fin dei conti, e chiami le cose con il proprio nome. Sì, esatto. La puzza degli spogliatoi per me, che ho fatto il giocatore da quando avevo 12 anni, poi l'allenatore e il dirigente sportivo, è una cosa che sempre che mi appassiona e mi fa entrare nella situazione. Dico che è una cosa importante vivere anche quell'atmosfera. E dico, è importante però, questo è un metodo che frutta tantissimo, ci consente di vederci e parlare, non parlare solo al telefono e con una persona sola, ma anche con 10 persone. Ecco, durante il lockdown, da presidente di una società, ho riunito spesso tutto il gruppo sul video e abbiamo mandato avanti le situazioni che dovevamo mandare avanti anche in questa maniera. Quindi non tutte le cose sono negative. Dico, quello degli sport è certamente una situazione validissima che dobbiamo pensare, dobbiamo capire come farlo diventare uno sport e non solo un giochino, diciamo uno sport vero perché ha le sue situazioni psicologiche, lo dicevamo prima, no? Un giocatore, per esempio, tu facevi degli esempi, ma un giocatore di golf quanto c'ha di psicologico nel suo Ma certo, di movimento? coordinazione, di studio Esatto. anche, Come penso? Esatto, un di giocatore preparazione. di sport ha una situazione, sicuramente deve essere una preparata di testa, ma anche fisicamente, perché sono situazioni che danno tensione, che danno cosa, uno deve essere abituato a sopportare la tensione, a non farsi abbattere dal momento, no? Come ci succede da quando siamo giovani alla scuola, quando abbiamo gli esami, ogni cosa diventa, no? Nel gergo è tiltare, tradotto in italiano così stentato, insomma, quando parte la brocca, si sarebbe Parte detto da me. un tempo. Però sì, esattamente, che sono poi tutte doti che possiamo ritrovare anche in atleti professionisti, insomma, ne possiamo elencare esempi a decine di atleti che hanno perso la brocca, appunto. Esattamente. Però Enzo, appunto, visto che poi il tempo scorre e dovremo salutarci perché appunto alle 19
Manderemo in diretta una partita di League of Legends. Se vorrai, potrai rimanere sul nostro canale e vedere magari come si svolge poi un no, torneo. Volevo dire una parola su Sport City, se me lo consenti. Sì, no, infatti ti stavo per chiedere come ultima domanda, come chiosa di Sport City. E poi, siccome a Sport City abbiamo già parlato di territori, sì. Siamo a Roma. Cosa può fare un'amministrazione come un comune di Roma per portare lo sport a nuove vette? Allora, io penso che prima di tutto, noi parliamo di una città che sono 15 città praticamente. Questa è la situazione drammatica, perché noi certe volte diciamo Roma non ha un palazzetto, ma Roma dovrebbe averne 15 di palazzetti, come qualche sindaco qualche anno fa aveva scritto e detto, poi non l'ha fatto, ma che ci deve essere un palazzetto ogni municipio. Consideriamo che i nostri municipi sono fra le prime città italiane. Se non sbaglio, mi pare che Ostia è il settimo comune italiano. Quindi noi abbiamo una serie di comuni all'interno del comune grosso. Lo sport è gestito come una sagra di paese certe volte, no? Se noi pensiamo che Roma ha solo un palazzetto esistente che è chiuso, e non so per quanto ancora tempo rimarrà chiuso, che è assurdo, no? Ma se vai a vedere, per esempio, che non c'è una squadra di basket in A1 a Roma. Mi pare che non c'è più perché la Virtus è fallita pur provandoci. Ma è fallita anche perché a Roma le difficoltà sono micidiali in confronto ad altre piazze romane, a piazze italiane, e le strutture sono basse. Non c'è neanche una squadra di pallavolo in Serie 1, se tu ci pensi. Per esempio, ti dico una cosa, perché mi piace anche sempre parlare del mio sport d'origine, la federazione hockey, dove ci sono 3 campi di hockey a Roma in tutto, non è una federazione di grandi numeri, quindi 3 campi sarebbero sufficienti, ma praticamente c'era una qualificazione proprio in questi giorni, una qualificazione per i mondiali della nazionale femminile che era prevista a Roma. I 3 campi di Roma non hanno superato i test della federazione internazionale, sono dovuti andare a farla a Pisa. Cioè, questo io penso che siano le cose gravi di quindi possiamo, che... possiamo unirci al coro chiedendo sostanzialmente all'amministrazione locale di Roma in questo caso, ma possiamo estendere la richiesta a tanti comuni, anche se altrettanti sono virtuosi in questo, di sostenere anche la ripresa dello sport. In questo caso, Enzo, con te abbiamo parlato di strutture. Sicuramente una delle cose che mancano, che manca a Roma, ma in generale nei nostri comuni, sono strutture sportive. Io poi mi riprendono, perché giustamente mi fanno notare che adesso ci sarà la partita, non una partita, però dalla chat giustamente mi tengono con le spine sotto la sedia, come si direbbe. E quindi nel frattempo io devo ringraziarti e salutarti. Però parlavamo di Sport City, esatto, parlavamo di Sport City. Quanto sono preziosi momenti come lo Sport City Day? Sport City è un'idea fantastica del mio amico Fabio Pagliara, ho avuto l'onore anche che mi ha diciamo indicato come delegato di Sport City nel Lazio, quindi questa cosa mi ha fatto piacerissimo. Sport City è un'idea fantastica, cioè noi dobbiamo modificare proprio le nostre città, dobbiamo consentire a chi vuole fare sport in giro di avere dei luoghi dove lo possa fare, dove si possa muovere. Dobbiamo cambiare un po' l'idea di sport. Adesso attualmente c'è solamente quelli che corrono per strada e c'è quelli che fanno sport agonistico all'interno. Noi dobbiamo avere la possibilità di cambiare
il discorso dello sport in quello del wellness, come già si usa nei paesi anglosassoni, dove il ministero è il ministero del wellness, e dove ormai tutti, anche i dottori finalmente l'hanno capito, che una delle migliori cure è camminare, andare in giro. Quindi dobbiamo avere la facilità di fare questo, dobbiamo avere la possibilità in tutti i nostri municipi, che sono municipi grandissimi. Cioè, io abito a Roma nel municipio nono, diciamo quello della zona Eur, Castel di Leva, tutta una zona grandissima che c'ha, mi pare, solo il mio quartiere ha 35.000 abitanti. Cioè, dobbiamo Sì, è un paese. veramente, l'amministrazione deve fare questo. Sì, 35.000 abitanti, 35.000 abitanti è più di Bra, di Alba, di paesi importanti, no? Del nord, eccetera, dove qui non c'è niente. Qui la situazione, già quando si fa una pista ciclabile, è diventata una festa, su cose che in altri posti sono assolutamente normali. Non abbiamo dei posti dove si possa fare sport, i campetti, per esempio, che con tutta la situazione bisogna capire qual è la manutenzione, bisogna affidarli, ma la gente a cui affidarli c'è. Bisogna solamente avere l'idea, dei programmi precisi, cominciare a capire che lo sport è una cosa importante per il cittadino. Una volta sono stato a un convegno dove dice che diminuisce la spesa sanitaria del 3% se tutti quanti facessero sport, ma non Sì, è un sport. investimento, è sicuramente un investimento sulla salute di tutti, non solo di chi pratica lo sport direttamente, ma sulla salute di tutta la comunità. Questo lo diciamo In Finlandia spesso, e Sport danno i City. voucher per andare in palestra, agli anziani invece Sì. di pagargli le medicine. Quindi questo ci deve far pensare, e un'amministrazione seria deve fare questo, deve monitorare il territorio, fare le cose fatte bene in una programmazione dove lo sport è una cosa importante, non deve essere l'ultimo assessorato che si dà a quello più sfigato, come è stato sempre finora Come è a stato Roma. sempre, esatto, al più Diciamo sfigato di turno, le al silurato di turno si dà l'assessorato allo cose sport. che non sanno. L'assessorato allo sport, di cui non sa niente, ogni volta ci viene a chiedere le stesse cose che ci avevano chiesto 20 anni ci fa. La prima cosa che farà un censimento degli impianti, che già ce ne sono 10, l'avranno fatto gli ultimi 5 assessori a Roma, e poi Ma diranno perché bene. bruciano le carte, quelle che poi se ne vanno, le carte vecchie le bruciano tipo No, come un ma è film bello di. perché questo censimento degli impianti dura 5 anni, poi finisce il mandato e se ne sono andati, hanno fatto solo il censimento. E quindi noi, gli impianti rimangono quelli, gli impianti alle associazioni che li gestiscono glieli fanno pagare, mentre in altre amministrazioni è l'amministrazione che ti paga perché tu gestisci l'impianto e fai andare i cittadini all'impianto, e magari ci sono 500 bambini che vengono a giocare a pallone, a quello che a hockey, a pallavolo, a quello che ti pare, no? Invece dobbiamo pagare noi, no? Mentre in altre città, prima ho fatto l'esempio di Bra, che è un grosso centro che conosco nel Cuneese, cioè famoso per il tartufo, il Barolo, eccetera. No? C'è un'amministrazione, ci sono un centro comunale dove le associazioni si sono consorziate e prendono qualche decina di migliaia di euro dall'amministrazione per aiutarli a gestire l'impianto. Vedete, qui il Comune di Roma fa pagare una quota. Qua è una giungla, qua è tutto un altro discorso e poi altri territori hanno sicuramente altri problemi. Enzo, questo è un Esattamente. discorso che dovremmo affrontare sicuramente in Assolutamente. un'altra puntata, ma io sicuramente ti lascio con una promessa, ovvero che i giocatori e lo staff tutto di Atleta eSport, che poi è la squadra che andrà a affrontare la partita, la semifinale del torneo proprio tra pochi minuti, seguirà ogni tuo consiglio, ogni consiglio anche di Sport City, camminare, tenersi in forma, a prescindere dallo sport e dall'attività fisica che si faccia, è comunque un motivo di salute, amor proprio e amore anche della comunità. Io nel frattempo ringrazio Enzo Corso, presidente regionale del Lazio di Libertas, di essere stato con noi.
grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, grazie Enzo. Ci si sentirà sicuramente, tornerai a parlarci di cose belle e nuove nel futuro. Qualcuna brutta, quando vi serve un po' di polemica sugli impianti, ci sono pronto a venire. Va bene, ma quelle sono critiche costruttive, no? Giusto? Assolutamente, assolutamente costruttive. Speriamo che Sport City sfondi una porta e le amministrazioni comincino a costruire i quartieri di città pensando anche a questo. Grazie, grazie Enzo. Buona serata allora. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, io intanto in bocca al lupo anche a te. E intanto volevo dalla chat, visto che l'ho visto arrivare, chiedere a Dragoist come siamo con i tempi, mentre so che la redazione di Studio League è già pronta e operativa, quindi possiamo andare alle chiusure. E volevo solo ricordarvi che sabato saremo a seguire il Red Bull Half Court di Roma, il playground di San Lorenzo, e giovedì prossimo, proprio per le talk, avremo qui ai nostri microfoni chi potrà parlarne meglio per noi: 1. Martina Procaccini, 2. Valentina Sestito, che è una delle giocatrici di Basket 3v3 che andrà ad affrontarsi in questo torneo internazionale organizzato dalla Red Bull proprio nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Mi fanno cenni demoniaci dall'altra parte, quindi vi lascio alla... Stiamo per draftare, perfetto, i tempi stringono. Allora io passo la linea a Bischio e Revilvage, che vi racconteranno la semifinale delle qualificazioni alla Iberian Cup. C'è Atleta eSport, ragazzi, andate a tifare. Per me è tutto. Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook, i link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!